Benvenuti ragazzi, siamo qui con questa nuova miniserie, appunto The Room, che è un gioco per Android e Apple, quindi un gioco per dispositivi mobili, quindi immagino non sia molto conosciuto, ma è veramente un bel gioco, un ottimo gioco, è un'altra perla. Per questo lo volevo portare sul canale perché ci ho giocato di recente ed è stato veramente un ottimo gioco. Questo che stiamo affrontando adesso è il tutorial, come potete vedere dalle scritte. Ok, eccoti qui dunque. Sapevo che la tua curiosità avrebbe avuto la meglio. Le risposte che cerchi si trovano in questo scrigno, insieme a qualcos'altro, qualcosa che mi dicevano non potesse. Che dicevano non potesse essere costruito, è l'unico esemplare al mondo ed è la chiave per un potere incommensurabile. Questa cassaforte è stata costruita per proteggerlo dalle menti inferiori. Confido che tu saprai risolverne i misteri. Hai sempre dimostrato intelligenza e astuzia. Con la chiave qui contenuta ti faccio un regalo da Dio. Porta sempre con te questo oculare, ti risparmierà la cecità di cui gli altri a cui gli altri sono condannati. Una chiave d'ottone con il disegno di un animale. Ok. Questo è appunto il prologo, tra virgolette, il tutorial. Un oculare piuttosto insolito. Insolito. Non fa nulla. Per caso manca qualcosa. Che dice il messaggio? Alimentami e sopravviverò. Dammi da bere e morirò. Un indovinello. La soluzione deve essere qui da qualche parte. Come potete vedere sui piedini della cassaforte ci sono i quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. Ok, ovviamente alimentami legno e dammi da bere l'acqua. Quindi spingiamo e abbiamo ottenuto una vecchia chiave molto particolare. Questa chiave ha qualcosa di strano, dovrei guardare meglio. Sembra che la parte finale si possa ruotare per dare una forma diversa alla chiave. E qui c'è una toppa nascosta. Ok, non è questa la forma. Perfetto. Una targhetta di metallo con un'elaborata incisione. La parte finale si potrebbe usare come una chiave inglese. Una lente, sembra perfetta per l'oculare. E questo è il potere dell'oculare. Anche abbastanza inquietante. Qua c'è un'altra toppa. Stavolta dovremo girare esattamente la chiave. L'ho giocato di recente, quindi alcune cose me le ricordo, ovviamente non tutte. Spero di non rimanere molto bloccato su tipo questo tipo di enigmi, che è il tipo di enigmi che mi fotte molto spesso. No! Stai diventando uno schifo. Un attimo che sistemiamo da quello più esterno, perfetto. Ok. Quello stava bene dove sta. Perché questo? Tu stai fermo così. Ok. Perfetto, e si è aperta la cassaforte. Bene, bene, tiriamolo fuori per guardarlo da vicino. Ok, così si abbiamo finito il prologo. Progressi apprezzabili, ma credi davvero di aver dimostrato la tua bravura? Ok.
adesso inizia il vero gioco. Sono andati già 5 minuti. Spero di non metterci troppo a finire il primo capitolo. Ovviamente vorrei anche su questa serie un feedback nei commenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se voi avreste risolto più velocemente, magari. Questi tre sigilli si frappongono fra me e il contenuto di questo scrigno. O se l'avete già giocato, magari. Ok. Andiamo qui. È fondamentale l'oculare. Allora, qui abbiamo un 5 a sinistra. Un 6... Non so se lo vedete. 6 sotto. Un 7 a destra. E un 2 sopra. Più abbiamo quel segno a sinistra dello schermo qui, che ci servirà per un'altra cosa. Tanto io mi sono segnato i numeri in modo tale da non aver problemi, perché la mia memoria ormai facilecca. 6 8, se non mi trollasse. 5, abbiamo detto 5 e 2 qua. Perfetto. E qui sopra abbiamo una lettera. 11 febbraio, la mia ricerca avanza a passo di lumaca. Con questi strumenti barbari posso a malapena leggere qualcosa, ma c'è qualcosa. Fra terra e fuoco, fra acqua e aria, non lo vedo, ma ne percepisco la presenza. Come l'ombra di un oggetto privo di sostanza, ma che tradisce la forma di ciò che la proietta. È l'elemento finale, è l'elemento nullo. Da significato al resto, proprio come tutti i numeri del mondo, nulla significano senza il loro zero. I membri del circolo sono degli sciocchi, accecati dalle loro arti magiche e dall'avidità. L'alchimia non è la ricerca inesperta del loro, è la ricerca di questo. Qua intanto dobbiamo iniziare ad inserire. Era questo. Sono già dimenticato, io ve l'ho detto che la mia memoria ci lecca. Sì, era questo qua. Ah, che poi è giusto oltretutto. Come è posizionato? Ok. Tanto questo si può ruotare. Teniamo, sembra un telescopio in miniatura, che si può aprire. Qua intanto c'è un piedino, eccolo qui, si può girare. Un piccolo pezzo di cotone, odore di paraffina. Ok. Queste cose me le ricordo ovviamente, per questo sto andando spedito. Ok, qua ci mettiamo il cannocchiale, qua si può aprire. Sembra un meccanismo di carica, ma ci dovrebbe essere una specie di chiave. Quindi la chiave, qua intanto c'è un altro simbolo e lo andiamo subito a mettere. Che altro? Un antico libro rilegato in pelle, la copertina sembra molto decorata. Forse troppo decorata. Piacere addrizzati. Ok.
Una chiave sembra fatta per caricare un meccanismo a molla e sappiamo dove andare. Lì c'è un altro segno che inseriremo qui. Abbiamo detto che è questo qua, giusto? Ce l'ho già scordato? Sì. Ok, giusto. Ce ne manca solo uno. Tanto qua. Ok, scarichiamo. Inquietante quell'uomo senza volto. Ho la sensazione che ci sia di più oltre a quello che vedo. L'oculare, che l'oculare possa rivelare qualcosa? Trial. Trial. Ok. Qua c'è un caprone. E giro completo. Perfetto. Sì, ma ci manca comunque un... Ah, che è qua. Genius. Vedete ragazzi che non mi ricordo tutto. Una pesante chiave di ferro. Ok, avevamo detto trial, sì. Dov'è? Non è qua, non è qua, è qua. Lì la piazziamo qui. Nel prossimo episodio fatemi sapere se il fatto che io abbia aggiunto la pallina bianca, tra virgolette, la pallina bianca per segnare i movimenti che faccio vi dà fastidio o meno. Perché io l'ho messa per farvi vedere esattamente dove clicco, che cosa faccio. Uno dei sigilli si è aperto, ancora due ed è fatta. Ma se poi a voi dà fastidio, non ci perdo niente di muoverla. Qua c'è un'altra lettera. 8 maggio. McAllister, ritorno con riproduzioni dall'Egitto. Lo schema continua. I tibetani chiamano l'elemento nullo spazio, per gli indù è etere, ora per i babilonesi è semplicemente l'alto. L'altra direzione, il regno di Ishtar. Ancora più interessante è la presenza ricorrente del glifo esagonale, lo stesso simbolo ripetuto in culture diversi da innumerevoli secoli e sparso in tutto il globo. Chi ha il coraggio ora di chiamarmi solo di chiamarla solo shock superstizione? Quando avrò in mano il primo campione distillato, allora dovranno rispettarmi. Al momento c'è un nuovo elemento tra le fila degli scettici. Ma McAllister non è più al mio servizio. Qua bisogna sistemare le sferette muovendo il telefono, insomma, il tablet. Cadi. No, ce la puoi fare. Ok, perfetto. Elemento nullo is due. Ok, abbiamo ricreato appunto lo stemma esagonale. Figo perché è tipo psichedelico. Robe, una piccola chiave da cassetto. Ci
Riuscirà Nicola ad aprire? Una stella notturna è smaltato. E se non ricordo male, a parte che adesso la serratura ha cambiato forma, esatto. Qui c'è la locazione. 21 giugno, ricordati questa data, è la più importante della storia dell'umanità. Ce l'ho fatta. È stato necessario impiegare un soggetto umano. Il catalizzatore sono stato io in persona. Affaticato dai miei studi, sono entrato nella stanza senza disattivare il meccanismo. Quando ho ripreso conoscenza, mi sono reso conto di esserci riuscito. L'elemento nullo è incredibile. Non è né energia né materia. Ho già fatto grandi progressi nel suo studio, soprattutto su come riflette la luce. Stanotte brinderò. Qua, intanto abbiamo dei cavalieri più un anello d'ottone con tacchette lungo il bordo. E l'anello d'ottone va esattamente qua. Alziamo entrambi i pulsanti, tiriamo fuori la chiave, una grossa chiave dalla strana forma. Posizione unica su qua, perché adesso ci darà esattamente l'aiuto, tra virgolette. No. Ok. No? Sì. Ok. Una targhetta circolare con una stella. E qui abbiamo fatto. Qua c'è un buco, quindi ce la infiliamo qui. Fuori il secondo sigillo. Secondo sigillo è aperto, ne manca solo uno. Bene. Qua. Ok. E si apre. Ah, non vedi, ragazzi. Ok. Se notate su questo cassetto ci sono gli stessi simboli che ci sono qui e ruotano, vedete là sopra qui sopra. E quindi la cosa che dobbiamo fare noi è ruotarli in modo tale che il cassetto si possa aprire. Ce n'è un altro. Ok, perfetto. Un altro era qui. Ok. Penso vada bene, esatto. Manca solo il triangolo che era qui. C'è anche il simbolino identico. Con un dito mantieni. No! Ah. No. No. No, non si. È assurdo. Allora, perché è già giusto. Ok, un grosso ingranaggio dentato e un elastico. Quindi l'ingranaggio va ovviamente qui. Quindi adesso, girando, abbiamo ottenuto un piccolo cacciavite. Se avete notato, qui sul lato ci sono appunto delle viti piatte
svitare, adesso mi sfugge il nome esatto, se riesco a svitarlo. Due, tre, una strana chiave pieghevole. E qui sopra c'è un cassetto con una strana apertura. Ce lo mettiamo qui, così ci dà il segnetto, insomma. Qui, eccoci. Non facciamo stupidate. Questa la mettiamo qua e questa qua. Easy. Un ingranaggio dentato medio. Ok. Che andremo a mettere. No, non il cacciavite, l'ingranaggio. Spostiamo. Credo di poterlo togliere quando voglio, se necessario. È vuoto dal lato sbagliato, giustamente. Un ingranaggio dentato medio. Ok. Quindi ci manca solo una parte da attivare, quindi noi che cosa facciamo? Togliamo l'ingranaggio medio e lo piazziamo qua. L'altro lo piazziamo qua e qua usiamo l'elastico per collegarli. Science bitches. Ok. Adesso è ripartito questa specie di orologio astronomico che ci ha dato un tubo d'acciaio lungo e stretto, una specie di chiavetta, una vecchia fotografia, Rev 605, da come è scritto sembra un orario. La chiavetta la infiliamo qui. Ok, e qua viene la parte peggiore per me, perché me la ricordo ancora bruttissima. Allora, un attimo, che dobbiamo sistemare le prospettive. Immagino che quella debba andare così, no. Un attimo, allora qua. Ok. Siamo quasi. Eccolo qua. Un piccolo scudo d'argento. Qui sopra ci sono dei cavalieri. Questo qua non ha niente, mentre gli altri hanno delle armi. Quindi gli date lo scudo e lui vi darà una gemma, vale. Che è? Andremo ad allucare, sono adotto qui, e quindi utilizzando l'oculare appariranno delle lancette. L'ora era 6:05, quindi portiamo alle 6 e qua 5. Perfetto. E si è aperto. Capitolo completato. Progressi apprezzabili. Ma credi davvero di aver dimostrato la tua bravura? Ok.
Perfetto, abbiamo finito il primo capitolo e il prologo. Spero che da questo assaggio di The Room voi vi siete appassionati come ho fatto io. Ovviamente nel prossimo video vedremo il capitolo 2 e il capitolo 3, spero. Dipende da quanto mi prende il capitolo 2 perché, ripeto, non posso ricordarmi tutto. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa miniserie, perché ci tengo. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!